Sarebbe facile dire che un governo che è in carica da 2 anni, che ha vinto le elezioni dicendo che arrivando al governo avrebbe fatto i blocchi navali, avrebbe risolto il problema della sicurezza, in realtà sono solo chiacchiere, non fanno un tubo. Cioè, quando c'è la sinistra al governo è colpa delle leggi di sinistra, quando sono loro al governo è colpa dei giudici, non è mai colpa loro, chiacchierano e non fanno nulla. Lo dico perché vorrei avvalorare questo mio pensiero con le parole del presidente Mattarella, che l'altro giorno ha detto: spesso sulla questione immigrazione siamo in preda di paure irrazionali o eccitate fobie. Allora io mi sono chiesto, ma siamo davvero, abbiamo delle fobie e abbiamo delle paure irrazionali o cosa? E sono andato sul sito del Ministero dell'Interno, interno.gov.it, e vai a vedere che c'è un bellissimo studio fatto dal Ministero dell'Interno insieme all'Istituto Eurispes, no? Istituto di Studi Politici, che si intitola La sicurezza tra realtà e percezione. Cioè, quanto c'è insicurezza nella realtà, e c'è, le nostre città sono insicure e i cittadini hanno paura, mia madre non esce la sera perché ha paura, però quanto è la percezione? Stiamo parlando della città di? Parma. A Parma, appunto, che è una città meno pericolosa. Però qui non c'entra destra, sinistra, le città sono più pericolose. No, ma io non l'ho detto rispetto per al passato. L'ho detto per dire che è una città... Cosa dice questo studio fatto dal Ministero dell'Interno nel 2023, l'anno scorso? Dice che coloro che delinquono, che vengono arrestati o denunciati, sono stranieri per il 31% nel 22 e per il 34% per il 23. Cioè sono 1 su 3. Allora, se noi raccontiamo queste storie che vanno raccontate e vanno denunciate, però come raccontiamo questa, potremmo raccontarne 2 identiche fatte da italiani. Quando Salvini fa un post che dice ecco cosa ha fatto l'egiziano, ecco cosa ha fatto il marocchino, potrebbe fare lo stesso post quando lo fanno gli italiani, ma non lo fa. Non lo fa perché la sua retorica politica lo induce a puntare contro un nemico, e quel nemico diventa un pericolo non davvero completamente reale, ma soprattutto percepito. Chiarissimo. Maurizio Belpietro e poi Simona Malpezzi. Prendo i dati di Luca Sommi. Cioè, nel momento in cui Sommi dice i dati sono questi, 31%, 34% sì, nel 2023, ma sta certificando che esiste un problema immigrazione e una correlazione con la sicurezza. Perché siccome gli immigrati non rappresentano il 34% della popolazione, 10. Vuol dire il 10, vuol dire che c'è un eccesso di criminalità di importazione, cioè che gli immigrati in qualche misura producono più criminalità rispetto agli altri. Quindi meno degli italiani. Noi stiamo importando criminalità. Non lo dico io, lo dicono gli studi fatti da Barbagli negli ultimi 15-20 anni. Barbagli è un sociologo di sinistra, ma lo dice anche il Viminale. Quando tu vai a leggere in quei rapporti meravigliosi, devi anche guardare il resto, ovvero per i reati connessi alle violenze sessuali, l'esame fa rilevare che nel 2022 gli autori stranieri incidono per il 43,3% sul totale degli autori, dato superiore rispetto al 2021 che era il 39,5%. Nel 2022 l'incidenza degli irregolari, cioè quindi dei clandestini, è del 36% sul totale degli stranieri denunciati e arrestati, e mentre nel 2021 si è rilevata una percentuale del 35%. Che cosa vogliono dire queste cifre? Che il 43% delle violenze sessuali, dove si è riusciti a identificare l'autore della violenza, è un immigrato. E 60% italiano. E sì, 60%, sì, sì. Però ma il 60% peccato, non lo peccato, mai, peccato che gli italiani siano 60 milioni sì, e gli immigrati siano 7 milioni, evidentemente c'è qualche cosa che non torna. Maurizio, 7 milioni Maurizio, hanno 7 no, milioni, Maurizio, se dobbiamo ragionare Maurizio, di questo, producono questo risultato. Scusa. L'Istat, che non mi risulta essere l'organo di consulenza del governo, ma è l'Istat, accerta i numeri, dice che il 41,5% di coloro che stanno in galera per reati sessuali è straniero, e che le condanne con sentenza passata in giudicato per reati sessuali, il 41% è commesso da persone straniere. Quindi il dato è lì, però, voi non lo volete vedere, non ve lo volete vedere e raccontate un'altra storia. No, questa è la realtà. No, continuate a inventarvi
una storia che è sotto gli occhi di tutti. Io non sto. Scusa, fammi finire che io non ti interrompo. No, io non ti interrompo. Quando sento dire il Presidente della Repubblica che dice che sono frutto di irrazionali fobie e di qualche cosa di alimentato, andatelo a spiegare alla ragazzina di 14 anni, andatelo a spiegare a quella che sta a Torino, che è stata violentata dai tuoi africani, andatelo a spiegare alla gente. E non venite a raccontarmi di fobie e poi che non esiste. No, dico, nessuno nega che c'è un problema legato anche all'immigrazione, ci mancherebbe altro. Mica ho il prosciutto sugli occhi. Però ti sto dicendo che quel 40-30% che commette quei reati e che stanno denunciando le persone al bar là, è giusto. Ma c'è un 60% che lo commettono gli italiani. E a quelli però non si racconta mai nulla. Se riconosciamo che c'è un problema dell'immigrazione minore rispetto agli italiani, ma gli italiani non lo raccontiamo mai. Non è minore, sembra sempre solo che il problema venga dall'immigrazione. I numeri ci dicono che c'è un problema con l'immigrazione, ma è minore rispetto agli italiani. Ma cioè, se non ci fosse minore l'immigrazione, diciamo paradosso, se non ci fosse l'immigrazione, non sarebbe il 60%. Non so fare le proporzioni. Se non ci fosse l'immigrazione, sarebbe il 60% degli stupri e dobbiamo che ci sono in Italia. Ma cosa, è proprio per significa questo che non dobbiamo avere. Ma non ne parla mai, lei non ne parla mai. Per la verità ci basta la nostra, quella